Una distesa di caschetti da cantiere gialli e blu ha occupato questa mattina la piazza davanti Palazzo Montecitorio e la protesta dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, riunita per la prima volta con tutte le sigle sindacali del settore. Chiedono un aiuto per fronteggiare la grave crisi dell'edilizia e per rilanciare il settore delle costruzioni. Stiamo scioperando per quanto riguarda per i fondi che non ce ne sono arrivati in Sicilia e poi per tutto perché non c'è lavoro. Non si costruiscono infrastrutture e quindi non c'è lavoro per voi? Sì, per le piccole imprese, che è quella che manteniamo l'economia. Lei da dove viene? Da Ragusa. Nel mirino ci sono soprattutto i vincoli del patto di stabilità, che non consentono agli enti locali di sbloccare le risorse per il pagamento delle imprese che realizzano le infrastrutture. Quali sono i problemi più gravi che voi costruttori edili sentite sulla vostra pelle? Ma in particolar modo si sono fermati gli appalti pubblici, gli enti pubblici non pagano quando già i lavori sono eseguiti, c'è una serie di cose, di carenze secondo me gestionali da parte del comune, del governo, perché il governo qua non manda fondi, in Sicilia ha tagliato tutto, come in Sicilia tutto al sud, mi pare i 21 miliardi che si sono detti li stanno spendendo qua al nord, in Sicilia o in parte del sud, da Roma in giù non c'è niente più. E a raccogliere l'allarme dei costruttori è giunta dalla Camera una delegazione del Partito Democratico, guidata dal segretario Pierluigi Bersani assieme a Dario Franceschini e Anna Finocchiaro. Ma insomma, questa manifestazione di lavoratori e di imprenditori di un settore determinante mostra il carattere inedito di questa crisi qua. Il punto è questo, che noi in questi 2 anni, nella più grave recessione dal dopoguerra ad oggi, abbiamo diminuito gli investimenti. Cioè, questa è stata la grande operazione. Abbiamo trasformato spesa per investimenti, cioè per far lavoro, in spesa corrente. Non è vero che abbiamo ben governato i conti pubblici. Questo ha portato dei guai molto seri, soprattutto perché si sono bloccate le piccole opere, quelle che noi abbiamo sempre detto dovrebbero essere un volano di questa fase, e quindi lasciare che i comuni, quelli virtuosi, possano fare investimenti subito per dare un po' di lavoro, si è bloccato tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze. In più c'è il circuito dei pagamenti che non gira. Se lo Stato cominciasse a lui a non pagare le imprese, poi le imprese a loro volta non possono pagare le altre imprese. Le banche sappiamo bene in che situazione sono quanto a larghezza di credito e le imprese non hanno fiato per andare avanti e quindi si perde occupazione.